assessora al welfare, Sonia Schellino, presente qua oggi all'inaugurazione del polo di arte regolare in Palazzo Barolo. Qual è l'importanza, vabbè, iniziamo con la domanda che si incentra un po' sulla collaborazione con l'estero, qual è l'importanza di una collaborazione così distante eppure così, così dialogante? Intanto lo scambio di buone pratiche, no? Questa collaborazione ha visto tre città, Torino, Bonn e Colonia, collaborare insieme nei loro atelier dedicati ai ragazzi diversamente abili che hanno fatto un'esperienza non solo di lavoro e di costruzione di oggetti, che per loro è già oggetti artistici tra l'altro, non oggetti qualsiasi, che è già una bella soddisfazione, ma anche di collaborazione con ragazzi di un altro paese che fanno la stessa cosa, si sono scambiati dei disegni, hanno lavorato gli uni sul progetto degli altri, quindi imparando ad essere cittadini del mondo, non solo cittadini della nostra città, anche in una situazione di fragilità, quindi è importante perché rafforza secondo me anche la loro consapevolezza, la loro voglia di integrazione, di conoscere il mondo e di sentirsi pienamente cittadini realizzati nonostante le difficoltà che hanno. Torino anche oggi tra l'altro ha dimostrato di essere, come dire, avanti su certe buone pratiche, nel senso che ha presentato oggi il primo polo di arte regolare. Non so, che riflessioni si possono fare a proposito di questo primato? Torino è una città avanti nel welfare, lo è sempre stata, è la città dei santi sociali, quindi non a caso ha delle buone referenze, diciamo. È importante conservare queste cose belle anche quando ci sono le crisi economiche, anche quando ci sono le difficoltà, e preservarle, pubblicizzarle e far vedere che non ci sono solo dei momenti difficili nella nostra città, non ci sono solo problemi, ma ci sono anche iniziative coraggiose, di avanguardia, buone pratiche da portare in giro per il mondo. È un motivo d'orgoglio. L'ultima domanda, di solito le istituzioni tendono un po' a ricercare la regolarità, invece che cosa può significare dare visibilità all'irregolarità, non solo artistica? L'irregolarità è anche genialità in qualche occasione, no? E quindi non tutto deve essere secondo degli schemi, secondo delle regole. L'innovazione parte sempre da qualcosa che è diverso. Se le soluzioni ce le avessimo già, non ci sarebbe innovazione, no? Ogni volta che costruiamo anche solo un progetto europeo c'è sempre la componente qual è l'innovazione, e vedi che le persone cercano di costruire i progetti partendo da quello che conoscono già e mettendo dei non si può fare perché non si è mai fatto, e lo sforzo è proprio quello di dire certo non si è mai fatto, ma l'innovazione è qualcosa che non si è mai fatto. Quindi anche da queste piccole cose traiamo uno spunto per la diversità. Può essere un'occasione, il conflitto, così, portare delle difficoltà di qualsiasi tipo all'evidenza pubblica può essere un momento di consapevolezza che però porta nuove soluzioni. Quindi vediamolo in modo positivo. Okay, grazie. Grazie a voi.